Domenica 23 novembre 1980. Una tranquilla domenica autunnale. Per Candela era la ricorrenza della festa di San Clemente. La Santa Messa viene anticipata alle 17:30 e non alle 18 come le normali messe domenicali. Un anticipo assai provvidenziale. Alle ore 19:34, come una folata di vento impetuoso, prende anima e consistenza per 40 secondi. E il terremoto. Il giorno successivo, dai giornali e dalla TV, si apprende che il sisma ha interessato una vasta area tra Basilicata, Campania e parte della Puglia, mietendo migliaia di vittime. Parte della volta della navata centrale della Chiesa Madre è crollata, proprio sulla zona dove la folla dei fedeli si sarebbe ammassata per immettersi nella lunga fila per il tradizionale bacio della reliquia di San Clemente, che il nuovo parroco omise, non conoscendo le consuetudini locali. Padre Cipollini, parroco dell'epoca, ritornando a Candela nel 2009 in occasione di una celebrazione religiosa, ne racconta l'accaduto. Una strage non è successa semplicemente perché a quell'ora si era già tutti fuori dalla chiesa. Un caso, o forse un miracolo di San Clemente che mai come ora ha dato un segno tangibile della sua protezione. Data l'inagibilità della Chiesa Madre, la domenica successiva la Santa Messa viene celebrata all'aperto da Padre Cipollini e Padre Baisi. La statua di Sant'Emidio, protettore dai terremoti, viene portata in processione verso la Chiesa della Concezione, che fungerà da Chiesa Madre per diversi anni. Candela è cambiata fuori e dentro. Puntellate numerose case, chiuse al traffico numerose strade, penuria di alloggi. Ventisette famiglie e la locale stazione dei carabinieri hanno trovato una qualche sistemazione a Torre Bianca. Altre presso dei container. Ascoltiamo alcune testimonianze. Cosa si ricorda del terremoto del 1980? Mi ricordo che stava nel bar di Onest e io e mio cognato, tutti assieme stavamo bevendo una bibita. Nel frattempo abbiamo sentito di tremare, tutti siamo usciti fuori. Siamo usciti fuori e c'era tanta polvere. Noi ci siamo messi sotto alla porta di una casa e poi siamo andati via a casa. Stavo uscendo da casa, erano le 5, ho incontrato un amico e mi ha detto: vuoi venire a fare una passeggiata? Devo andare da mia sorella a Stonarella. Io gli ho detto sì, andiamo. Siamo andati là, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, abbiamo fatto la visita alla sorella, ci siamo messi nella macchina. Nel tramezzo che noi stavamo viaggiando, ha fatto il terremoto, mentre stavamo viaggiando stavamo nella macchina. Quando siamo arrivati a Candela, abbiamo visto la gente che gridava tutto da fuori alle case. Bar di, come si chiama, di Lillo. Abbiamo sentito questo rumore. Poi la campanata della chiesa faceva bum 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 bum. Fiorino Scorza, per esempio, faceva calma, calma, calma. E lui correva, se non scappava.
Poi sono andato a casa io. Una forte scossa ondulatoria e poi sussultoria. Io sento cadere dei mobili dentro, cioè, siamo io e Claudio Marrese. Ce ne siamo scappati, insomma, questo mi ricordo. Fu un grande spavento, me personalmente, anche per tutta la popolazione. Mi trovavo in canonica, che stavamo giocando, eravamo in tanti quella sera, mai come quella sera. All'improvviso abbiamo sentito questi rumori e si pensava che fosse una frana. Fummo avvertiti da quelli più grandi di noi che era il terremoto e scappammo tutti fuori.